Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale. Il video di oggi sarà dedicato alla mia collezione di rossetti MAC che vedete alle spalle sulla scrivania. Ho deciso di presentarveli suddividendoli in base a due categorie di colore, da una parte i rossi, dall'altra i rosa, in quanto io nei rossetti MAC in particolare non amo le sfumature intermedie come ad esempio possono essere i nude o i rossetti più chiari. In quanto secondo me, quando si acquista un rossetto di questo livello, conviene più acquistare un colore molto particolare e che si differenzi da tutti quelli che si possono trovare normalmente nelle profumerie vicino a casa. Per cui ragazzi, adesso bando alle ciance perché io, se inizio a parlare di questi rossetti non lo smetto più, per cui voglio cercare di essere più sintetica possibile. Seguitemi se vi fa piacere in questa carrellata con tanto di swatch di ciascun rossetto. In questo modo spero di essere utile a chi come me acquista appunto a scatola chiusa. E siccome non mi vedrete durante la carrellata dedicata ai rossetti, io vi mando già un bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao! Iniziando dalla mia sinistra, vi mostro subito il primo rossetto rosso di MAC che ho acquistato, che è Russian Red. Come potete vedere, Russian Red è un rossetto rosso molto classico, ha un finish matte che corrisponde quindi a un finish estremamente opaco e di lunga durata. E come potete vedere, swatchandolo, è un rossetto rosso a base blu, per cui con un sottotono freddo, che ha il potere di sbiancare la dentatura di chi lo porta. Io lo amo molto, Russian Red, è uno dei miei rossi preferiti, per intendersi, ricorda un po', o è addirittura, il rosso che portava Madonna sulle labbra, durante gli anni 80, oppure il rosso di Gwen Stefani. Questo è Ruby Woo. Ruby Woo è di nuovo un rossetto rosso MAC famosissimo, dal finish matte, che viene anche definito retro matte perché è il rosso delle pin-up degli anni 50. È un matte che io amo definire estremo perché, come vedrete dallo swatch, è ancora più opaco rispetto a Russian Red, per cui se possibile dura ancora di più. Swatchare Ruby Woo non è semplicissimo, proprio perché essendo così matte, lo potete vedere voi stesse, il tubetto del rossetto fa fatica a rilasciare il prodotto. Però già a colpo d'occhio potrete subito notare anche voi che Ruby Woo è estremamente più chiaro rispetto a Russian Red. Per cui io a volte lo preferisco perché secondo me è un rossetto che dà più freschezza al viso, in quanto è meno impegnativo se vogliamo. E anche magari se una ragazza più giovane dona più freschezza, cioè per intendersi Russian Red fa più sciura. Il prossimo rossetto rosso di MAC che vedete inquadrato è Viva Glam 1. Viva Glam è una serie di rossetti MAC prodotta a partire da questo nel 1998 a scopo benefico, perché tutto il ricavato della vendita dei rossetti Viva Glam va a finanziare il MAC AIDS Fund, non so se l'ho pronunciato correttamente, che è un fondo per la ricerca sull'AIDS. Questo appunto è il primo Viva Glam e come vedete è di nuovo un rosso matte a base fredda che un po' ricorda Russian Red. Io credo che chi ama il rossetto rosso non possa non avere nella sua collezione Viva Glam 1. Sempre rimanendo in casa Viva Glam, vi presento l'altro che posseggo, che è uno uscito recentemente ed è il Viva Glam Rihanna. Viva Glam Rihanna ha un finish frost, si differenzia dal Viva Glam precedentemente visto perché addirittura il packaging è rosso, mentre non ve l'ho detto, ma nei Viva Glam classici c'è solo questa parte qui rossa anziché argentata. Quindi il Viva Glam Rihanna si differenzia anche dal Viva Glam normale per il packaging, che come vedete è rosso e un pochino vellutato. E in questo caso sul tubo del rossetto c'è anche la firma della pop star Rihanna, che tra l'altro a me piace tantissimo. Non so se ve l'ho già detto, il finish del rossetto è frost, per cui è un rossetto con delle metallescenze al suo interno e che a prima vista dal tubo può apparire un po' come un rosso mattone metallizzato che usava negli anni 80 o 70 che siano. Però non lasciatevi ingannare perché poi una volta swatchato e applicato risulta molto più freddo di quello che sembra nel tubo e la parte così metallescente non viene neanche fuori, per cui in realtà è un rossetto molto bello. E questo è lo swatch. Come potete vedere è un rosso molto bello che ricorda da vicino Ruby Woo, anche se essendo un frost è molto più morbido da stendere e più lucido, per cui anche più confortevole se vogliamo dal punto di vista dell'idratazione delle labbra. L'unica cosa, io in generale non amo molto il finish frost, perché
perché dura molto meno rispetto ai matte, per cui già dopo poche ore questo rossetto inizia un pochino a cedere, soprattutto agli angoli della bocca. Il rosso che vi propongo ora è un rosso sempre dal finish matte, che probabilmente è conosciuto e amato in America, perché ne ho sentito parlare tantissimo appunto in canali inglesi e americani, e piuttosto che in Italia, ed è chili. Chili è un rosso a base aranciata, per cui più calda rispetto a quelli visti fino adesso, e a me piace tanto perché ricorda molto l'estate, il caldo, è abbinato a un trucco occhi che abbia in qualche modo una base aranciata o dorata, risalta molto ed è molto portabile. Questo è lo swatch di chili. Come vedete, è una tonalità di rosso molto più calda e più vicino al rosso mattone rispetto ai precedenti. Adesso è la volta di un rossetto sempre dal finish matte, sempre rosso, ma molto più scuro di quelli visti finora, ed è Diva o Daiva, che dir si voglia. Io dirò Diva perché comunque siamo in Italia e parlo italiano. Diva è in pratica un rosso vampi, per cui quei rossi molto scuri, adatti soprattutto in autunno, rossetto opaco e di lunga durata, ma tutto sommato abbastanza confortevole sulle labbra. Rosso vampi, molto intenso. L'ultimo rossetto rosso di questa carrellata, anche se in realtà non è un rosso ma è un arancione, è Vegas Volt. Vegas Volt, a dirvi la verità, è quello della mia collezione MAC che mi piace meno. E l'ho acquistato nel 2012 quando l'arancione è stato il colore dell'anno. Però personalmente l'arancione non è un colore che mi piace già in generale, ma soprattutto un colore che non dona su di me. Perché ho dei colori molto chiari, per cui l'arancione non è certo il massimo per il mio viso. È un rossetto comunque molto bello dal punto di vista del finish, perché è un amplified cream, per cui un rossetto molto cremoso, molto idratante e confortevole. Come si può vedere dallo swatch, è proprio un arancione pieno, che sicuramente su una ragazza più mediterranea di me sta molto bene. Partendo dalla mia sinistra, il primo rossetto rosa che vi mostro è Snob. Snob è un rossetto rosa molto chiaro, a base fredda, dal finish satin. Il finish swatch di Snob è questo. Il prossimo rossetto MAC che vi presento è uno dei miei preferiti ed è Please Me. L'ho inserito tra i rosa nonostante a prima vista possa apparire un nude, perché in realtà una volta swatchato e applicato è un rossetto molto più complesso e particolare di un nude, proprio per la componente rosa pesca contenuta al suo interno. Tra l'altro componente rosa che viene fuori in maniera più o meno accentuata a seconda del trucco occhi al quale lo si abbina. Viene fuori al massimo abbinata ad un trucco viola, ad un trucco occhi viola. Il finish di Please Me è matte. Lo swatch di questo rossetto è questo. Il terzo rosa della mia collezione è Pink Nouveau, che è anche quello che stavo indossando nell'intro del video. Pink Nouveau di nuovo ha un finish satin, classico rosa Barbie amato da Lady Gaga. Con il rossetto che vedete inquadrato ora si apre la carrellata dei miei amati fucsia ed è uno dei più recenti che ho acquistato. Sto parlando di Candy Yam Yam, un fucsia neon dal finish matte che è stato proposto inizialmente da MAC come una edizione limitata perché faceva parte di non so quale collezione, ma da poco finalmente inserito nella collezione permanente. E questo è il suo swatch. Come vedete, un fucsia molto intenso. Spero si capisca. Adesso è il turno del fucsia più recente che ho acquistato, l'ho ricevuto giovedì scorso ed è Shore Orchid. Di nuovo anche Shore Orchid faceva parte di una collezione temporanea, ma per fortuna è stato poi inserito nella collezione permanente, però all'interno dei rossetti della linea Pro, per cui lo potete trovare solo nei MAC Pro Store oppure online come ho fatto io. Il finish di Shore Orchid è un amplify. La caratteristica fondamentale di Shore Orchid è di essere un classico fucsia a base viola, se vogliamo, ma di avere anche dei riflessi bluastri, per cui rende la dentatura bianchissima una volta applicato. È veramente un rossetto particolare che io amo molto. E questo è lo swatch. Come vedete, è un fucsia più scuro rispetto a Candy Yam Yam, che tende un pochino più al rosa.
Quello che vedete adesso è Girl About Town, il primo fucsia di MAC che ho acquistato, per cui ci sono particolarmente affezionata. Girl About Town è di nuovo un classico tra i rossetti MAC, fa parte della linea permanente ed ha un finish amplificato. Rispetto a Show Orchid è un fucsia con una base rossa più accentuata. Adesso è il turno di Impassion, che è il mio preferito al momento tra tutti i rossetti MAC che ho. Impassion è di nuovo un amplified, per cui di nuovo molto brillante, molto lucido, ed è un colore spettacolare, molto sgargiante, questo penso che si capisca solo guardando il tubetto. In pratica è un fucsia corallo. Ricorda molto un rossetto rosso, però poi nella realtà cambia molto, per cui non so quanto questo swatch possa esservi d'aiuto, scusate. L'ultimo rossetto della mia collezione è Rebel, che secondo me è il must have assoluto di tutti i rossetti MAC. Per cui se una vuole anche solo un rossetto MAC, proprio per il piacere di averlo, compri Rebel. Rebel ha un finish satin, è un colore all'apparenza prugna molto scuro, ma che in realtà sta bene a tutte ed è molto portabile. L'unica definizione che sento di dare è quella che sia un colore unico. Molto idratante, si differenzia dagli altri persino come gusto e come profumo. Normalmente i rossetti MAC profumano di vaniglia. Questo ha un profumo e un gusto un pochino più pungente, che ricorda quasi la menta, per cui lascia appena applicato un lieve pizzicorino sulle labbra che a mio parere è molto piacevole. Benissimo ragazze, questo era l'ultimo rossetto della mia collezione MAC. Io vi ringrazio per avermi seguito, spero di esservi stata utile e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video. Ciao!